Anche questa volta l'AGE, Associazione Genitori di Avetrana, è riuscita a raggiungere l'obiettivo, donare una carrozzina da basket e far felice un ragazzo pronto a praticare sport. Una straordinaria impresa che, nata dalla necessità di avviare azioni concrete per favorire l'inclusione di persone con disabilità, ha portato alla creazione di una rete di volontari tra scuole, parrocchie e associazioni. Abbiamo pensato che attraverso la banalità di raccogliere dei tappi potessimo realizzare qualcosa di grande. Sì, all'inizio sembrava davvero una pazzia poter realizzare questo. Ci siamo lanciati nel 2012 e è diventato un virus meraviglioso che ha contaminato, diciamo, tutta la Puglia, ma anche oltre la Puglia. La raccolta tappi ha una duplice valenza, fa bene all'ambiente e aiuta a reperire fondi a scopo benefico. Da questo progetto della raccolta tappi, cui abbiamo voluto sensibilizzare sulle pari opportunità e sull'inclusione attraverso lo sport, nasce il basking. Siamo riusciti a poter diffondere il concetto dell'inclusione, perché il basking è lo sport che lo rappresenta a 360 gradi. Io oggi mi ritrovo a dire grazie, questa parola davvero dal profondo del mio cuore, del mio gruppo, dell'Associazione Genitori di Avetrana, dire un grande grazie a tutti, perché siamo arrivati ad un altro traguardo. Abbiamo già consegnato 4 carrozzine da basket, adesso consegneremo la 5ª carrozzina da basket. La consegneremo a un ragazzo che si chiama Antonio, ha 18 anni, appassionato di basket in carrozzina. Lui gioca nella Lupia Team Salento di Lecce e sembra che abbia una grande opportunità di crescere come atleta, perché è molto motivato. La consegna della prossima carrozzina, la 5ª carrozzina, avverrà ad Avetrana il 22 di ottobre presso il Palazzetto dello Sport. È un evento che finalmente è un traguardo che abbiamo raggiunto tutti insieme, tutte le comunità. Quel giorno si devono sentire protagoniste. Il 22 ottobre, in occasione della consegna della 5ª carrozzina, si terrà un amichevole di basket in AGE Avetrana ed una partita di basket in carrozzina con la Lupia Team Salento. Io spero che chi potrà essere partecipe quel giorno potrò finalmente incontrarlo, dirgli personalmente grazie, perché hanno creduto nel nostro progetto. Sono tutti invitati e davvero siamo felici di questo, e l'AGE Avetrana è pronta ad accogliere tutti.